Motore. Silenzio. Azione. Azione. Seguilo, seguilo così. Di una ONG, cioè di un'organizzazione non governativa internazionale che è stata fondata da Gorbaciov e che assegna ogni anno, oramai da 3 anni, un premio dedicato all'ambiente e alla cooperazione tra i popoli al film. Cioè in pratica questo premio viene dato a chi rappresenta meglio attraverso uno dei film presenti alla mostra internazionale l'ecosostenibilità, cioè la migliore fruizione ambientale. E quindi essendo stati invitati da Green Cross come comune di Camerota, abbiamo voluto allargare la sfera di interesse a tutto il Cilento, come giusto che sia, e abbiamo invitato Slow Food, la condotta Slow Food Camerota, Golfo di Policastro, e abbiamo voluto invitare tante eccellenze del nostro territorio cilentano. E oggi presente con noi anche lo chef molto conosciuta, Voria, che ha un agriturismo a Cicerale, ma con noi ci sono tantissimi insomma produttori e ristoratori presenti che hanno voluto portare loro degustazioni, hanno voluto portare i loro prodotti tipici del Cilento. E quindi oggi alle 18:30 è previsto un momento di presentazione insomma in occasione appunto di questa premiazione, presentazione dei nostri prodotti tipici, e quindi sarà un assaggio delle eccellenze enogastronomiche di Camerota e del Cilento. E questa sarà per noi un'occasione, ovviamente un piacere, per mettere in evidenza anche la storia passata e attuale del nostro territorio, che per dirla in termine cinematografico è un vero set di bellezza, di cultura, di gastronomia, di territorio appunto. Ecco, questa è un'ulteriore dimostrazione che quando il Cilento si presenta unito sa fare la sua parte, ed è un territorio che meglio di altri territori può rappresentare per il turismo una unicità che non dobbiamo assolutamente farci scappare. Siamo soddisfatti di quello che abbiamo preparato e siamo convinti che questa sera il Cilento farà la sua bella figura. Allora, siamo stati invitati e con grande piacere portiamo un pezzo del Cilento, anzi una buona parte del Cilento. Quindi i produttori e tutti si sono prodigati, quindi dall'ottimo olio di Martigani al cacio di cotta di capra cilentana di Passaro e tutti gli altri. Quindi abbiamo tutti i presidi di Slow Food e abbiamo le eccellenze, quindi come il fico, la cipolla di Patolla, oltre a tutti i presidi. Faremo la maracucciata, faremo il pesce naturalmente bollito, faremo la melanzana, il cece di Cicerale, il cece nero di Corbella, il pane di fichi, e poi certamente presenteremo la oliva ammaccata vanilla, il cacio di cotta come già detto, abbiamo dei salumi, quindi la salsa di gioi,
abbiamo, ma questo sicuramente penso che è meglio che se ne parlerà il addetto al presidio Giuseppe. Noi intanto portiamo questo cilento ed è un grande onore per noi essere lì, perché significa che il messaggio della nostra terra è arrivato.